Amici del web, buon pomeriggio. Oggi vi volevamo portare a fare un giro con noi in moto, ma un giro di quelli seri fatti bene, perché parliamo di moto da competizione e ne parliamo. Purtroppo non possiamo farle perché fra un po' vedrete c'è la pioggia, ma comunque ne parliamo diffusamente con dei campioni giovanissimi. Cominciamo a scoprire con chi parliamo oggi. Tu sei? Nicola Di Rago. Su cosa corri tu? Con la Yamaha R125. E stai per cominciare, no? Sì, il 17 marzo c'è la presentazione ad Adria, il 7 aprile c'è la prima gara. Bene, come avete capito già parliamo di campione. Dall'altro lato chi c'è? Giuseppe De Gruttola. Corri su? 600 Yamaha R6. Sta per cominciare, mi pare. Sì, sì, ad aprile ci saranno le prime gare. Allora ragazzi, la prima cosa, intanto vi dico subito che io di moto non ne capisco niente, però ho visto girare, ho visto dei video vostri bellissimi, insomma, una grande passione. Come è cominciato tutto questo? 4-5 anni fa, qua a Riano ai Passi, hanno fatto una gara di minimoto dove stava pure Giuseppe e Nicola Morrendino. Da lì mi sono iniziato ad appassionare delle moto e ho chiesto a mio padre se mi comprava anche a me una mini moto e me l'ha comprata quella alla cinese. Quindi hai cominciato con la mini moto classica, quella quasi per gioco. Sì, sì. Ma sentiamo, ma tuo papà sa andare in moto, di la verità? No, no, eh. E da quello poi è partita questa passione e non ti sei fermato più. Giusto. Qual è il tuo obiettivo quest'anno, dai? Voglio cercare di vincere il campionato. L'anno scorso sono arrivato quarto e quest'anno voglio provarla a vincere. Quindi ci sono delle buone possibilità di poter vincere. Non sarà facile, ma ci provi. Ci proverò. Qual è la difficoltà peggiore per un giovane correre? Ci saranno sicuramente dei campioni. Sì, però quest'anno non so quanta gente c'è. Se ne sono pochi, mi divertirò di meno. Ho capito. La prima gara, dove la facciamo? Non mi ricordo. Ecco, non si ricorda la prima gara, però eventualmente fra un po' sì, anche perché c'è il papà là dietro, ma poi forse intervisteremo anche lui. Intanto, a te com'è nata la cosa? A me è nata all'età di 6 anni, che mio padre era molto amico con Walter Morelli. Una vecchia gloria delle moto, insomma. E disse se mi voleva portare a far vedere, perché ogni mercoledì giravano con le mini moto. E da quello poi è partito. Da lì, subito dalla prima volta, mi è entrato dentro questa cosa. Si è innamorato delle moto. Insomma, avete in comune il fatto delle mini moto. Si comincia sempre dalle mini moto. Dalle mini moto, sì, sì. Quest'anno per te l'obiettivo qual è? Quest'anno è fare dei buoni piazzamenti, perché farò un campionato nuovo. Per me farò il campionato europeo. Molto wet card del campionato europeo e farò un trofeo molto ambizioso, che è la Coppa dei Due Paesi, che praticamente sono 3 gare, una in Russia, una a Mosca e una a Misano. Quindi sarà impegnativo pure a livello di spostarsi, non è facile, però io vi devo dire una cosa in confidenza, diciamola ragazzi, ma è vero che i motociclisti cuccano con le donne? Per me questa cosa non è vera. Come non è vera? Non ce n'ho film. Viva la sincerità, ma è vera questa cosa? Si dice, dai, sì, sì, lo puoi dire. No. Va bene, intanto diciamo che sono prima di tutto sono dei ragazzi, però hanno una bellissima passione, coltivatela. Chiaramente noi lo diciamo sempre in questi momenti, in queste situazioni, diciamo sempre che correre con le moto... Si corre in pista, vero ragazzi? Siamo d'accordo in questo? Sì, sì. Perché in mezzo alla strada è molto pericoloso. Infatti l'anno scorso ho fatto un giro qua avanti, mi sono fatto male il ginocchio, qua al fianco e la mano. Quindi diciamolo da parte di un campione, insomma, si va in pista, si va organizzati bene, io vi vedo già armati come dei guerrieri, insomma, quindi andare in pista sì, correre in pista, ma il resto no. No, infatti io un consiglio che posso dare, se ti piace questa passione, è meglio che una volta a settimana, la domenica, te ne vai in pista con tutte le attrezzature adatte e ti va a fare la giornata in pista. Ecco, però dobbiamo dire un'altra cosa, io devo spezzare una lancia nei confronti della gente che fa sto sport. Piste qui in zona, siamo ad Ariano Irpino, ce ne sono poco più di 0, mi pare. Se ne è parlato spesso, io poi questo messaggio lo lancio così ai nostri amministratori, perché non c'è solo il calcio, non c'è solo il tennis o il ping pong, ma ci sono tante altre cose. Quindi lo sport è importantissimo. Cos'altro volevo chiedervi, ragazzi? Allora, il tuo sogno, vero, quale sarebbe? A prescindere quest'anno, cosa vorresti che accadesse in questo tuo sport? Vorrei arrivare in MotoGP e vincere il Moto Mondiale. Allora, in tempi, in quanto dovresti impiegare, diciamo in anni? Anche una decina d'anni.
In 10 anni ce la fai, quindi a poco più di 20 anni. 25 anni. 25 anni, te l'auguriamo. E il tuo? Per me è la stessa cosa, arrivare un giorno ad un mondiale e vincerlo. E vincono il sogno di tutti i piloti. Bene, bene, e questa è già una bellissima cosa. Vedo i ragazzi con la testa sulle spalle, vedo dei caschi bellissimi. Allora, questo è il tuo? Chiaramente questo lo usi sempre, una sorta di portafortuna. Sì, sì, sì. Ma tu ce l'hai un portafortuna a parte il casco? Sei, o fai un, che ne so, un, una sorta di sortileggio prima di cominciare una gara o no? No. Tu ce l'hai invece? Sì, prima di fare la gara mangio sempre una piadina. Cioè vai con la piadina in corpo e... Fino adesso mi ha sempre portato fortuna. Quindi portiamo, mi raccomando, un cesto di piadine al nostro amico. Detto questo, tra un attimo poi vedremo qualche immagine, vedremo le moto. Voglio ricordare a tutti quelli che ci vedranno con che moto corri tu? Yamaha R125. R125, entri tu? Yamaha 600 R6.